Amiche a casa, bentornati per una nuova puntata con la cucina. Oggi ho invitato Giuseppe dello stabilimento balneare La Tartaruga. Ciao Giuseppe. Ciao Ludovica, grazie dell'invito. Oggi ho pensato di portare una ricetta tradizionale abruzzese, che sarebbe una zuppa all'abruzzese, diciamo. Perfetto, quali sono gli ingredienti per questa ricetta? Allora, gli ingredienti per questa ricetta, in primis è il pesce che stamattina abbiamo trovato, questo stupendo pesce dell'Adriatico, che questo qua sarebbe un calamaro. Poi abbiamo il pesce prete, poi abbiamo il ragnolo, poi abbiamo la mazzolina, lo scorfano, abbiamo le panocchie, lo scambetto, la mazzangolla, le cozze con le vongole e le seppie. E ci Perfetto, sta pure comunque anche con meno la razza. ingredienti si può fare lo stesso la ricetta. Noi Sì, abbiamo fatto un come no? mix, un bel mix. Come, poi ognuno ha la sua ricetta, diciamo, nel Esatto. senso io la faccio a modo mio, però ognuno diciamo Certo, la che può riadattare anche in base a quello che brava, in trova la base a mattina quello sul che banco come del no, pesce. sicuramente. Cuciniamo per 2 persone. Sì, diciamo che io ho pensato di Ok. cucinare circa per 2 persone, però questo in base anche alla grandezza del pesce, diciamo, che Chiaro. troviamo. Indicativamente quando ne abbiamo preso di pesce? Questo più o meno è circa 1 chilo di pesce, che Ok, è cioè, abbondante per 2 persone, quindi diciamo, eh. facciamo per 2-3, Sì, così lo bravo, facciamo, 2 barra 3, lo sì. facciamo mangiare anche al cameraman poi alla Sì, fine, va se avanza benissimo. qualcosa. Poi che cosa Niente, poi abbiamo messo? Quali sono gli altri abbiamo, allora, ingredienti? sedano, carote e cipolla e un Allora, po' di pepe. sedano, devo scrivere Sì, piano piano perché così le signore ok. possono rivederlo. Sedano, carote, Sì, cipolla. cipolla, Il pepe nero pepe a grani. nero. Ok, Abbiamo il pomodoro rosso da sugo. pomodoro, ok. Poi abbiamo il prezzemolo. Basilico. Peperoni e aceto di vino rosso. Aceto di vino rosso e il sale, giusto? Sì, Sale, olio sale, olio e a posto. e vino, vedo. No, no, il vino no. Ah no, il vino no. Mettiamo Sale e l'aceto. olio. Perfetto. Allora, abbiamo scritto tutto benissimo. Iniziamo quindi la preparazione. Volevo dire innanzitutto che ci siamo avvantaggiati e abbiamo preparato prima questi fantastici Sì, peperoni peperoni. perché comunque mettendoli nel forno devono stare almeno un quarto d'ora, poi farli raffreddare, io li chiudo in una bustina. Come questa preparazione che non ho Allora, capito? metto il peperone nel forno semplicemente a 200 gradi per circa 10 Perfetto. minuti, un quarto d'ora. Poi lo Ok. prendo e lo chiudo dentro una bustina. Caldo? Sì, caldo, in modo che così col vapore si finisce di cuocere, Ah, ecco, diciamo. Una questa. volta raffreddato, lo spello, Sì? tolgo i semi e lo taglio come vedete a Ah, quindi lo listarelle. mettiamo a cucinare intero Sì, praticamente. intero, senza, lo laviamo e lo mettiamo nel forno intero così. Serve il rosso oppure va bene anche il peperone verde? Va bene rosso, Qualsiasi vedo cosa. come capita. E diciamo che io l'ho fatto così al forno, però si può fare anche fritto, nel senso, diciamo, anche dai gusti, nel senso, in base, io Benissimo, preferisco farlo. benissimo. Allora, adesso parliamo invece del procedimento per fare questa ricetta. Sì, allora, innanzitutto ci portiamo avanti col brodo, Ne perché abbiamo ci messo già a bollire vuole l'acqua abbollire per l'acqua motivi per. tecnici. Quindi adesso iniziamo a mettere sedano, carote e Ma li cipolla. mettiamo intero o facciamo il trito? No, interi, a pezzi Ok. grossi, diciamo, Ok, quindi. allora sì, ti lascio fare. Sì. Ma intanto io voglio andare, mentre facciamo questo trito di cipolla, sedano e carota, voglio invitare il titolare dello stabilimento balneare, lo chalet La Tartaruga. Riccardo, Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Ludovica. Come stai? Tutto bene? tutto bene, Come tutto bene. Come sta dopo il cambio look, innanzitutto? va? Sì, è stata un'esperienza bellissima, ti ringrazio, Sei è stato il molto, protagonista della molto nostra carino. giornata. Certo, anche perché c'era un'occasione particolare da festeggiare e tu mi hai dato una grande mano e di questo ti ringrazio molto, grazie. Oggi, Niente, oggi comunque niente. Oggi siamo qui invece per siamo. parlare del tuo ristorante. Certo, ti ringrazio ancora per l'occasione, sono molto contento di essere qui per quest'altra esperienza con Giuseppe che è il nostro chef, noi da 14 anni siamo
siamo allo Chalet Tartaruga, io e mio fratello Paolo, e cerchiamo, ecco, dopo anni di tentativi, stiamo cercando di portare avanti anche le tradizioni. Ho visto che avete fatto anche un bel restyling ultimamente. Sì, abbiamo rinnovato un po' tutto, sì, ci stiamo preparando anche per eventuali, ecco, cerimonie, matrimoni, visto che l'altra volta parlavamo di matrimoni anche nel cambio look, ti ricordi del mio matrimonio? Sì, allora. Anche lì vogliamo affrontare vorremmo fare questi eventi, cerimonie varie, e quindi abbiamo cambiato il look al nostro stabilimento balneare. E questo è fantastico, quindi diventerà un locale anche per fare matrimoni in spiaggia? Assolutamente, è quello che vorremmo fare, perché ci piace molto la tradizione, le cerimonie, ecco, anche qui in questo giorno stiamo portando un piatto di tradizione, della tradizione tortoretana, ecco, con bene, Giuseppe bene, che sarà sicuramente molto bravo e collabora con noi da circa 6 anni. Quindi siamo cresciuti insieme. Ecco, oggi quello che stiamo proponendo è il brodetto alla tortoretana, la zuppa alla tortoretana, dove già, ecco, hai elencato molto bene tutti i vari tipi di pesce, quello che del pescato del nostro mare. Che dire, niente, Giuseppe sta preparando, dimmi tu cosa possiamo... Volevo chiederti, ecco, sono un po' curiosa, nel senso che d'estate siete sempre aperti ovviamente, perché c'è tantissima gente, moltissimi turisti. D'inverno come funziona? Allora, noi d'inverno praticamente, anche come tu sai, le zone di mare si spengono un pochettino, si lavora ancora adesso molto di più durante la stagione estiva, però noi anche grazie all'aiuto comunale siamo riusciti a stare aperti almeno nel weekend, quindi noi il sabato e la domenica siamo sempre aperti e a disposizione per chiunque. Anche quindi il sabato e la domenica, sia a pranzo che a cena? Il sabato cena, la domenica a pranzo. Sabato cena, domenica, la domenica a pranzo. Sempre. E poi se ci chiama qualcuno per eventuali cerimonie, cene aziendali, cene di lavoro, compleanni, ecco, noi siamo sempre a disposizione perché abitiamo lì nella zona, quindi... Quali menù proponete in questo periodo? Allora, soprattutto stiamo sfruttando, abbiamo molto più tempo, quindi come ho detto prima, stiamo rivalutando un pochettino il territorio. Anche tutti i prodotti a chilometri zero? Esatto, tutti a chilometri zero. Al tortoretto proprio? Esatto, partendo dal pesce, anche con la tenuta terra viva del vino, che è un nostro collaboratore sponsor. Che dobbiamo assaggiare a questo punto. Che dobbiamo assaggiare, sì, quindi tra poco lo andremo ad aprire. Anche Eterno, che è un olio d'oliva proprio delle colline nostre, capito? Quindi usiamo tutti i prodotti del territorio, cercando di far uscire un prodotto buono, un buon prodotto. Il pesce è la nostra punta di diamante, specialità ultimamente, ma andiamo anche molto forte con la pizzeria, col nostro forno a legna e il pizzaiolo, che è molto bravo. Proponiamo qualche piatto anche di carne, sempre per restare sempre nella zona, quindi l'arrosticino, l'hamburger a chilometro zero, tutta questa serie di prodotti. L'importante è che noi puntiamo sulla qualità. Ecco. Ormai sono tanti anni che siete nel settore, nel senso che lavorate... Sono 14 anni che lavoriamo insieme. Noi abbiamo sempre lavorato in questi campi, capito? Tra ristoranti, bar, però sono 14 anni che siamo lì nel Tartaruga, sono 14 anni che siamo insieme lì. E nel frattempo vi preparate per affrontare la nuova stagione. Esatto, con un bel Capodanno in mezzo, dove noi facciamo Capodanno sul mare, che è una cosa molto bella. Sono 3 anni che lo facciamo. Raccontami un po', sono curiosa. Sì, il Capodanno sul mare, praticamente noi proponiamo il nostro menù di pesce di mare, sempre, capito, tutta roba fresca che prendiamo ai mercati, perché andiamo ai mercati a fare le aste insieme a Luciano del Giumbo, che io saluto. Cosa vuol dire fare le aste? Sì, praticamente si arriva lì al porto, noi andiamo al porto di San Benedetto e arriva il pesce dalle navi, dalle barche. Quindi da lì inizia tutta un'asta sui prezzi, su scegliere i prodotti e sui prezzi, capito? E questo tutti i giorni succede? Sicuro, tutti i giorni, tutte le mattine presto, sì. Ah, a che ora andate a fare? Le 3, le 4. Ah, la notte, sì, quindi? Sì. Capito? Ed è così, è anche divertente. E invece, tornando a questo Capodanno sul mare. Sì, Capodanno sul mare, questa è la terza edizione che proponiamo.
fate un menù particolare. Esatto, esatto. Ci sono degli eventi comunque abbinati, sì, anche organizzati dal comune, non lo so come la situazione. Allora, vabbè, quello, il comune organizza delle cose private a livello tortoretano, capito? Che è una cosa a parte. Però diversi locali, come in tutte le parti, capito, anche del territorio, propongono un menù abbinato a un'animazione, abbinato a un certo tipo di serata. E il vostro menù qual è? Il nostro menù adesso è ancora in costruzione, comunque si baserà molto sull'astice, quindi stiamo vedendo, quindi saranno tutte pietanze a base di astice con una bella grigliata finale. A base di crostacei, diciamo, di crostacei, ecco, senza stare un attimo a... Il vostro locale quante persone può accogliere? Allora, il nostro locale può accogliere tranquillamente 180 persone, 200 persone, capito? Dispone di 3 sale, una sala con vista mare, su terrazza sul mare, una sala interna e una sala verso strada, e poi c'è un ampio bar. Ecco, noi di solito ci muoviamo sempre sui 180-200 persone. Ok, come perché li volete far stare comodo, senza sì, esagerare. Sì, sì, esatto, con un'animazione che parte dall'A alla Z, che capito, dall'inizio serata accompagna per tutta la serata, la nottata, ecco, fino agli spari e anche dopo. Benissimo. Per bambini e non, e per adulti, animazione bimbe e animazione adulti. Perfetto, nel frattempo, per non perdere un attimo la ricetta, perché le signore vogliono sapere come si fa questo brodetto. Allora, no, questa zuppa, scusate. Sì. Che brodetto, cosa stiamo facendo? Allora, qua sta preparando il brodo vegetariano, lo chef. Con un po' di pesce dentro. Per sì, il brodo vegetariano, mettendo un po' di teste di pesce, capito, per insaporire il brodo. Teste di pesce? Sì, teste di pesce. Cioè, prende lo scarto del pesce, non va buttato, ma va utilizzato per insaporire il brodo. Perfetto. Capito? Quindi già detto, ho messo il pomodoro, carota, sedano, quindi, e in più ci vanno queste teste di pesce. Allora, sì, diciamo, avevo messo precisamente la cipolla, il pomodoro, il sedano. Sedano. Un pomodoro, un po' di prezzemolo. Un po' di prezzemolo. Un po' di pepi a grani che andiamo a mettere adesso. Il pepe a grani, sì. Ok. Sì. Olio, sale. Anche l'olio nel brodo abbiamo messo? Sì, un goccino di olio e un po' di vino. Perfetto, e nel frattempo abbiamo messo a cuocere anche i pomodori di qua, sì, abbiamo messo l'acqua a bollire con il pomodoro. Sì, che si può usare tranquillamente anche la passata, che è molto più semplice a casa. Si fa prima, ma noi vogliamo far vedere come facciamo casereccio, diciamo, con tutti i pomodori. Io lo faccio in questo modo, prendendo il pomodoro da su e spellandolo, che è un po' più lavorato, però è più buono sicuramente. Certo. Riccardo, sono passati ormai 20 minuti, il brodo vegetale dovrebbe essere quasi pronto, mi dai conferma? Sì, adesso lo mettiamo... Lo tiriamo fuori, ecco. Lo possiamo togliere? Sì. Diciamo che si sente un buon odorino, bravo Giuseppe, si sta comportando bene, ragazzo. Bravo. Sì, molto bene. Adesso vediamo a conclusione dove darai il giudizio tu finale, sicuramente. Certo. Allora, abbiamo preso questo brodo che adesso non possiamo mettere lì perché sennò si scioglie, e lo mettiamo qui così, ok? Perfetto. Giuseppe Cavatto ha scolato il brodo. Sì, adesso devo spellare anche i pomodori che sono quasi pronti. Perfetto. Quindi... E noi cosa facciamo nel frattempo, Riccardo? Beh, guarda, nel frattempo potremmo stappare una bella bottiglia, che dici intanto? Tanto, va bene. Che va con della nostra tenuta Terra Viva, il nostro amico Pietro che... Sarà felicissimo, sì, ma è proprio a Tortoreto, nelle bellissime colline di Tortoreto, c'è questa azienda agricola molto, molto bella, molto bella, da visitare. Comunque, prego, sì, puoi prendere la bottiglia. Questo è un quindi questa era per fare il drink, perché non è servita per la ricetta. No, questa era per brindare con te. Va bene. Tenuta Terra Viva è un Trebbiamo DOC. Che sta bene, però immagino con tutta questa ricetta, sì, assolutamente, che va abbinato sicuramente al brodetto che stiamo facendo, la zuppa di pesce. Mi permetti di aprire? Posso aprire intanto? Certo. Grazie mille. Intanto che Giuseppe sta continuando lì nella preparazione. Ebbene, bene, tutto bene, quel che finisce bene. No, ma c'è un buon... La cucina ancora non si scioglie, quindi... Il bello è che c'è un buonissimo odorino nell'aria, quindi va benissimo. Sicuramente sarà anche ottimo. Allora, ti prendo i bicchieri, sì, anche per Giuseppe, ovviamente, per lo chef, li facciamo... Certo, ma... Ascolta invece, Paolo, per Natale invece mi hai parlato di Capodanno, Riccardo, ma per Natale...
Riccardo. Riccardo? Sì, scusami. No, per Natale, quest'anno a Natale faremo sicuramente, noi stando aperti sabato e domenica, no? Bisogna vedere come cade la vigilia e Natale. Sicuramente se di sabato e domenica saremo aperti. Capito? Invece a Natale staremo in famiglia. Quest'anno. Hai ragione, fate bene. Dopo anni che non la passiamo insieme, capito? Quanti figli hai, Riccardo? Io ho 3 figli. Il mio socio e mio fratello Paolo ne ha 2, con tutti piccolini, quindi siamo una bella famiglia, bella numerosa. Sicuramente verrà a trovarci anche tuo fratello. Guarda, sicuramente sì, magari proporrà anche un altro piatto. Ecco, noi abbiamo proposto un piatto marinaro, un piatto di mare. Allora, quando viene Paolo facciamo fare qualcosa tipo un primo. Puoi tornare Giuseppe a trovarmi? Come no? Magari un primo di terra, un primo della terra, ecco, dove. Va bene. Non ho detto che il nostro Giuseppe è calabrese, quindi magari potrà proporre pure un piatto che è tipico della sua cucina, che si abbina, capito, all'Abruzzo, capito? Così facciamo anche un connubio Abruzzo-Calabria. Vediamo un po' che cosa ci combinerà Giuseppe. Allora, io ho versato intanto. Ok, prego. Grazie. Giuseppe, può fare uno stop? Vediamo se il nostro Giuseppe può. Noi. Intanto vedi anche il colore, capito? Paglierino, molto buono l'odore di questo vino, è fantastico. Molto bravo Pietro. Allora, prego caro. Grazie. A te, allora. Allora, prendiamo questa puntata. Alla salute, grazie dell'invito, Ludovica. Ma non è ancora finita? Signore, non andate via perché dobbiamo vedere più come viene la ricetta di Giuseppe. Cin cin. Alla salute. Riccardo, io ti lascio adesso perché devo parlare, voglio fare 4 chiacchiere con il tuo chef. Perfetto, va benissimo. Va bene? E ti ringrazio intanto, grazie mille. Giuseppe, allora facciamo un riepilogo per le signore che ci seguono. Sì, allora abbiamo fatto questo brodo vegetale con le teste per dare sapore al brodo. Adesso mi sono preparato il pesce, ho sbollentato i pomodori, ho tolto la pelle. Come vedete, facciamo vedere che questi si possono frullare sia col mixer aggiungendo una fogliolina di basilico, un pizzico di sale, oppure tagliando finemente col coltello. Perfetto. E adesso andiamo ad aggiungere la cipolla dentro la pendola. Un pochino d'olio ce lo metto, che dici? Come no? E intanto mi trito questi pomodori, così mi porto avanti. Nel frattempo qui cosa bolle? Il brodo vegetale? No, questo a posto, ho cacciato i pomodori. Non serve più. Abbiamo lessato i pomodori. Posso toglierlo allora? Sì. Perfetto. Ma come nasce la tua passione per la cucina? Guarda, io ho iniziato da 16 anni. Siccome la scuola non era il mio forte, sono andato direttamente a lavorare. Ho iniziato da lavapiatti e piano piano ho fatto. Carriera, sono passato, diciamo. Sì, diciamo di sì. E cosa ti ha portato in Abruzzo, dalla Calabria? Guarda, in Abruzzo è stato il mio primo lavoro, che c'è un amico di papà che aveva un ristorante a Martinsicuro, ho lavorato per lui 5 anni e poi ho incontrato Riccardo, il mitico Riccardo e Paolo, che diciamo che abbiamo fatto strada insieme da 6 anni a questa parte, sto con loro. Il piatto che ti riesce meglio? Guarda, diciamo che la zuppa, cioè nel senso questo è il tuo piatto forte. Sì, va tanto anche nel nostro, diciamo, nel ristorante al Tartaruga. È un piatto che va tanto. Allora, se puoi accendere il fornello, così facciamo. Cosa deve avere un piatto per essere top? Guarda, il piatto per essere top innanzitutto, cioè, è l'occhio, nel senso che. Deve essere buono sicuramente, però anche come viene presentato. Anche la presentazione vuole la sua parte, sì, l'immagine. Perché la gente mangia prima con gli occhi e poi con la bocca, diciamo, nel senso è importante. Allora, abbiamo finito di tritare i pomodori. Ti posso aiutare a fare qualcosa? Guarda Luda, hai acceso il fornello apposta. Adesso facciamo sudare un po' la cipolla. Facciamola sudare? Sì.
Quindi facciamo un trito di cipolla, poi sì, inseriremo... e uniamo finemente un po' di basilico al pomodoro, che giustamente si può frullare anche col mixer il pomodoro, che è molto più velocemente, cioè che si fa... Ma questa zuppa è una zuppa in brodo, quindi? Non è proprio un brodo, diciamo che viene ritirata, nel senso col pomodoro è fluida, nel senso non è un brodo vero e proprio. Però ti ripeto, ognuno la fa a modo suo, nel senso... Il pesce in generale va cotto poco comunque, 2-3 minuti? Sì, il pesce si cuoce poco, però diciamo che ci sta la seppia. Che va messa un po' prima? Va messa un po' prima perché è un po' più dura, però sì, essendo... Massimo, quali sono i tipologie di pesce che è più facile da cucinare? Sono più veloci e quali sono quelle che ci impiega più tempo? Guarda, il pesce è tutto, cioè diciamo che sembra difficile, ma alla fine è semplice, perché soprattutto usando il pesce buono non gli deve fare niente, perché tipo uno vuole fare un bel arrosto, nel senso con olio e sale... non ci deve mettere niente sul pesce se è buono. Ma pezzi grandi va messo? Sì, guarda, questa è una scelta, nel senso io li metto così, però si possono anche tritare più finemente anche per... Allora, in questo caso diciamo che la seppia si... Ah, ma il pesce va messo tutto intero? Sì, io lo metto intero, però diciamo che la seppia, se è più grande, si mette prima. Però siccome adesso i pesci sono abbastanza grandicelli... Con tutta la testa ho messo? Sì, sì. Quindi? Cioè io ci metto pure la testa, poi ti ripeto, ognuno per fa... Per dare più sapore? Se mi dai un mestolino per allungarla, sì, con un po' di brodo... Ecco, questa è una richiesta un po' particolare. Vado a vedere se lo trovo, ecco il mestolo. Vabbè, se no facciamo così, guarda Ludo. Trovato un mestolino piccolo piccolo. Perfetto. Scusami un attimo, devo prendere un tovagliolo, eccolo. Aggiungiamo un po' di sale. Secondo me la signora a casa piace tantissimo questa ricetta. Speriamo. Sicuro. Per cucinare un pesce grande così ci vuole solo qualche minuto? No, qualche minuto no, ci vuole almeno un quarto d'ora, 20 minuti deve stare. Scusami, non avevo capito, ok. Quindi scusa, la tempistica per fare questa ricetta è un'oretta alla fine? Sì, diciamo per farla bene sì, però ripeto, si può usare tranquillamente la passata, quindi... Ok, si fa prima. Si fa prima, diciamo, apposta di... Si velocizza un pochino. Ok. Questa pendola è un po', diciamo, che profumino, un po' stretta. E il brodo va messo solo alla fine oppure piano piano in cottura? Guarda, questo si mette all'inizio, dipende pure, cioè se si ritira, questo dipende anche uno come la vuole mangiare, nel senso se la vuole un po' più fluida, un po' più densa, in base, ok, diciamo ai gusti. Va bene. Tu prepari anche i piatti calabresi? Oppure rivisitati in versione, sì, abruzzese, oppure fare un giusto, sì, mix. Allora, andiamo ad aggiungere pure i peperoni. Ok. Ci siamo. E quindi facciamo riposare, teniamo, sì, qui in cottura deve 20 minuti. Possiamo aggiungere un po' di prezzemolo. Ok. Una forbice, posso? Sì. Sì, sì, allora te le do subito, sono le forbici. C'è, cioè, quella più grande, questa è un po' più piccolina. Perfetto. Un bel piatto anche colorato. Sì, diciamo che questo dopo, ma oggi noi non le mettiamo, però si può servire anche con dei crostini di pane. Prendendo il pane, facendo la fetta, tostandolo su una piastra nel forno e mettendola... In mezzo? No, la puoi mettere dai lati, che fa pure da decorazione. Diciamo che al così piatto viene servita nel nostro, cioè nel locale dove lavoro. Benissimo. Niente, questo poi senza... non la spostiamo, il pesce non viene spostato dalla padella perché si rischia magari di rompere, quindi la serviamo direttamente in questa padella, servito su un piatto della pizza con questi crostini di pane. Va
bene, messi... allora aspettiamo un pochino per soltanto... far vedere il risultato finale. Ok. E adesso, signore, bisogna aggiungere l'ultimo ingrediente, gli ultimi due ingredienti, cozze e bombole. Che diciamo che si aggiungono gli ultimi 3-4 minuti di cottura. Ma tu consiglieresti questo lavoro ad altri ragazzi? Come no? Beh, vabbè, questo lavoro è passione, perché se non ti piace, se lo fai soltanto per lo stipendio, non è facile farlo. Quali sono i pro e i contro? I pro sono che, cioè vabbè, però è sempre che ti deve piacere, ogni lavoro ci vuole la passione, però il contro sono gli orari un po' difficili. Chi fa pranzo e cena, si lavora. Quando gli altri festeggiano noi lavoriamo, diciamo. Però è bello, per tanti lati è bello. Va bene. Allora vi faccio prendere un piatto, come vogliamo fare poi? Sì, questo diciamo che lo spostiamo dalla pendola perché si può rompere il pesce perché è delicato. Lo mettiamo servito su un piatto della pizza con un tovagliolo sotto in modo che non scivola. Ah, quindi andiamo a mettere appoggiare proprio la questo pentola sopra sul... questo qua con i crostini di pane che appunto ti dicevo. Sì. Per decorare, per abbellire anche. Si può mettere un filo d'olio a crudo dopo alla fine. Però devo prendere dei piatti perché comunque noi dobbiamo assaggiare. Come no? Vado a prenderli. Ti preferisci argento o in arancione? Guarda, anche l'argento, dai. Argento, allora. Ma ci vuole il piatto piano? No, va bene piatto... quello. Prendiamo argento. Questo qui? Quale preferisci? Prendi questi qua perché magari con il sughetto è meglio un piatto fondo. Benissimo, benissimo. Allora, ci siamo. Tu sei sempre alla ricerca di prodotti nuovi, inventi tu le ricette, come sì, fai? Sì, diciamo che a me piace lavorare con la semplicità più che altro, perché il pesce, come ripeto, secondo me più lo, cioè lo camuffi, lo vai a toccare, più aggiungi pezzi, sì, diciamo che copri i sapori, nel senso, anche per dire il pomodoro che ho fatto adesso, che ho spellato, ho tolto la pelle, se metti la passata sicuramente viene più, cioè capito, il pomodoro tende a coprire il sapore del pesce. Invece facendo così fresco, il pomodoro ci sta lo stesso, però si sente di più il sapore del pesce, diciamo. Anche perché il pesce per me, cioè preferisco cucinarlo in bianco io, nel senso senza quindi pomodoro, con un po' di pachino, magari un datterino, un pomodorino, però nel sugo, diciamo, abbinamento sugo e pesce, diciamo che è un contrasto almeno per me che non mi piace tanto perché il pomodoro tende a coprire il sapore del pesce. Ma quindi sperimenti, fai delle ricette per te, poi le riproponi al ristorante? Sì, a casa proviamo, facciamo prove anche a casa, al ristorante, proviamo per noi, facciamo delle prove se va bene, non va bene, perché la cucina è così, nel senso... È vero. So che parteciperete anche ad una gara di cucina che si svolgerà a Teramo, sono 12 ristoranti che faranno parte di questa grande... di questo grande concorso. Sì, abbiamo la nostra puntata, ci sarà il Lucrezia tesoro, vieni. Il 18 dicembre mi sa che giriamo da noi. Questa ma possiamo nuova sapere esperienza. Quale piatto proporrete? Guarda, il menù ancora ci stiamo studiando sopra. Perché ed è un segreto perché altrimenti. Sì, è un segreto, cioè no, un segreto, però diciamo nel senso tendiamo a fare bella figura e ci stiamo studiando sopra perché sarà una serata comunque importante per noi. Allora in bocca al lupo. Sì. Lo sai che ha partecipato a questa trasmissione anche il giudice della puntata? Ah. Lo chef del Duan. Sì, che sarebbe, come si chiama? Non mi ricordo adesso. Pizzuto. Ah sì, chef Pizzuto, sì. Pezzuto, sì. Pezzuto. Io con i nomi come si lo sanno, non mi ricordo niente, conosco tantissime persone, però poi sai... Nomi... sì, a furia di riconoscere tanta gente, soprattutto per il lavoro che fai, non è semplice con ricordare. Tutto. Va bene, ma ci siamo, che sì, dici? Sì, quasi siamo, sì, le cozze si stanno aprendo, quindi... Allora... È quasi pronto. Perfetto. Allora... Adesso noi i crostini di pane non li abbiamo fatti anche per, diciamo, per... va bene, non fa niente, però se a casa farli, mettono a grigliarlo un pochino... Che ci sta molto bene, come... diciamo, a casa conto. Consiglio di farlo, nel senso se due crostini di pane ci stanno molto bene. Che dici, sono allora, queste... Sì. Sei sicuro? Sì, le cozze si stanno aprendo, un minutino,
Benissimo, con che cosa li prendiamo? Ha bisogno di qualcosa per mettere in piatto? Sopra... No, per mettere sul piatto, dico, tipo dei cucchiai che prendiamo. Sì, un... Allora. Una pizza, un cucchiaio. Se un scarseggiano qui i mezzi. Vabbè, poi. Dai, c'è da te. Chiudo, spengo? Sì. Perfetto. Ok. Ok, questo prodotto non serve più, non... No. Guarda, no. Io metto questo sotto per sicurezza, non vorrei far sciogliere tutto. Perfetto. Benissimo, il gioco è fatto, facciamolo vedere un attimo, se mi deve un attimo... Sì, guarda, si può alzare per... così pure. Ah, ok, perfetto. Facciamolo vedere. Bellissimi colori, sembra fantastico, sì, quello che ho fatto. Ma adesso dobbiamo assaggiare. Guardate, il momento più bello. Proviamo pure. Mettiamolo qui. Ci pensi tu ad impiattare? Sì, per forza, perché altrimenti rimane tutto in pendola. Allora, a me qualcosa che magari non... C'è qualcosa... Guarda, ti do una seppiolina così magari... Io non gli devo fare niente, posso mangiare così. A proposito, tu che dici il pesce si può mangiare così, cioè si può mettere in bocca direttamente, va tagliato solitamente, come bisogna fare? Quando trovi al ristorante? Guarda, al ristorante... Cioè chi si mette lì con mille cose ci a tagliare? Sta pure la gente che sguscia lo scampo, diciamo, con forchetta e coltello, nel senso... Però diciamo che è un po' difficile per me, nel senso, se vado io lo sguscio, diciamo, con le mani. Perfetto, come me. Allora, prego. Grazie. Allora, assaggia anche tu, allora. Sì, dai. Lo scelgo. Vediamo. Com'è? Molto buono. Mm-hmm. Tu che dici? Dico che è buonissimo. Davvero, davvero buono. Poi, tra parentesi, è un po' lunga la cottura, però sì, è anche diciamo semplice da fare, nel senso non... Sì, non, cioè è magari... semplice, ci vuole un po' di tempo, diciamo, per cuocere. Però magari quando vai a comprare il pesce te lo puoi dare già pulito. Guarda, sì, a parte che le pescherie lo puliscono quasi tutti ora, però altrimenti non è nemmeno tanto difficile pulirlo. Va bene, ormai si è fatto veramente tardi, io devo salutare le amiche a casa. Veniteci a trovare al Tartaruga. Grazie dell'invito, Ludovica. Alla prossima. Grazie a te per essere stato qui. Saluto tutte le signore a casa e le invito a rifare questa fantastica ricetta. Ci vediamo domani.